Bisogna chiederlo al Signore, quello in giallo. È lui che comanda. Purtroppo quando sei ultimo in classifica queste cose succedono. È una delle regole non scritte del calcio. Bisogna lottare anche contro queste cose qui. È inutile stare lì a recriminare su queste cose. Non ha senso. Ho fatto la partita che dovevamo fare, magari non pulitissima, però partita che doveva segnare una piccola svolta nella nostra situazione. Secondo me c'è stata e quindi va bene così. Però anche lì, ripeto, non ha senso stare lì a recriminare. L'arbitro vede delle cose, quando sei ultimo in classifica la maggior parte delle volte le vede dall'altra parte, e questa è una realtà nel calcio italiano, c'è poco da discutere. Lo sappiamo e bisogna far fronte anche a questa cosa qua. Non ci vedo niente di speciale, per me che faccio questo lavoro da tanti anni è normale. Sicuramente una terna arbitrale, nel momento in cui viene a arbitrare una panchina molto corretta come la nostra, sicuramente noi facilitiamo il compito. Se andasse da Izzolino Capuano sarebbe un po' peggio. Noi invece siamo corretti ed educati, non ci mettiamo lì ad appenderci, anche perché non voglio creare degli alibi. È una situazione che... Un pareggio che vale un punto in una partita dove noi eravamo partiti bene, ci siamo creati i presupposti per poterla vincere. Poi siamo caduti in errori grossolani che ci hanno portato al riposo sotto di due gol. A quel punto lì diventa dura, diventa difficile, e devo dire che la squadra ha reagito bene, cercando, creando i presupposti per poi arrivare a questo pareggio. Potevamo magari trovare una segnatura prima per magari pensare a qualcosa di più importante. Però prendiamo quello che è responso del campo e guardiamo avanti.